Willow Wisp. Vai! Ora ci siamo. Ora ci siamo davvero, signori. Per la Lega ci sarà da divertirsi, ve lo dico io. Discorso molto emozionante, caro Brendan. Sta ammettendo di non essere un grande allenatore. Come minimo, ma mi squaglia. Vai. Let's go. Non che ciò cambi le cose, ma sono perplesso. Simia! Riscatta sta stagione. Extreme speed. Ok, non ha switchato. Riscatta sta stagione! Deoxys è giù. Simia non è più la call su Landorus. Jirachi. Zapdos. Qua arriva Brave Bird. Qua arriva Brave Bird dentro il nostro Zapdos. Danno in gente. Recoil sufficiente per prendere la kill. Ci perdo qualcosa a tirare un Thunderbolt qua? Giusto Landorus potrebbe entrare. Vogliamo tirare un Rust per sicurezza? Yes! Ok. Ottima giocata. Qui risparmio Zapdos. Ora, starmi. Qua cosa può arrivare? Sludge Wave, Aura Sphere, Sludge Wave. Rock Slide. Ok. Dovrei tenerla. Ok, perfetto. E qua Ice Beam glielo tiro, bro. Yes! Dovrebbe essere morto. Ok, Landu è giù. Molto bene. Mega Sceptile. Untail. Jirachi? Che cosa? Giustamente Zapdos. Cosa deve arrivare qua? Brave Bird di nuovo? Vabbè. Qua potrei addirittura tirare Flip Turn volendo. Non me lo impedisce nessuno. Dai che stiamo andando bene, ragazzi. Qua credo che arriverà Brave Bird. Brave Bird. Crit. Merda. Te sta bene. Però fanculo. Il crit non va bene. Andiamo a tirare un altro Rust? Magari lui riswitcha? Qua potrebbe mandare Sceptile, volendo, eh? Però no, è parlato, secondo me resta in campo. Secondo me è parlato, resta in campo. Tiriamo Rust, lo stesso. Dovrei reggere un altro crit, mi assumo il rischio. In teoria ho più vita. Va bene così. Paralizzato non può agire, let's go. Ora prendo la kill. Potrei anche fare Volt Switch, eh? Però a fare Volt Switch gli do uno switch garantito a lui. Piuttosto switch il Zapdos. Thunderbolt. Dai, 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 dai. Stiamo andando bene, ragazzi. Stiamo andando bene. Abbiamo planata bene. Non perdiamo la testa. Lui ha già crittato su Zapdos. Va bene.
Giraci, giraci. Va bene. Questo viene annichilito, eh. Non voglio sentire scuse, questo non può far nulla. Qua lui arriverà di Zenedbat, quasi sicuramente. Zenedbat in realtà mi fa abbastanza, eh. Non si è missa, però. Shell Trap? Tiriamo una Protect. Vediamo che cosa fa lui. Lui qua avrebbe uno Switch su Hunter. Tira una Protect. Ok, va bene, lui resta in campo. E allora adesso Shell Trap, te lo becchi tutto. Ed evito il tentennamento. Vai. Zenedbat, questo ha intuito, è un 15%. Siamo lì lì. Shell Trap. Kill. Quasi. Lefties. Qua io vado di nuovo di Shell Trap tranquillo. Posso anche tirare una Protect in realtà. Protect. Ci rifacciamo i lefties. E qua di nuovo Shell Trap perché rischio di tentennare. Ve l'ho detto, Turtonator annichilisce questo Pokémon. Penso che sia a memoria, penso che sia il Pokémon migliore per affrontare Giraci. Perché ha una mossa che non becca tentennamento. Che bel Pokémon Turto. 4-0. Ora Antail, Sceptile. Entra Sceptile, qua arriverà Dual Chop. O addirittura Swordens. Addirittura Swordens. Scale Shot, scusatemi, non Dual Chop. Continuo a sbagliare. Qua se arriva Swordens, vabbè, io con Weezing qua però sono abbastanza coperto. Secondo me però tira Swordens top 1. Mega. Avrei dovuto tirare un flamethrower forse. Ma in realtà è indifferente. Sludge Bomb. Tirate un altro Swordens. Dovevo giocarmi la Citrus, ragazzi. Ho sbagliato a dare i leftovers. Dovevo prevedere sta cosa. Poison, 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 poison. Yes. Ok, va bene. Sono più tranquillo ora. Per una volta l'ho preso anch'io il poison. Ok. Lui tripla Swordens, Ballet Seed. Meno che non fa 5 hit. Non dovrebbe prendere la kill. Certo, se qua tiro Protect sono tranquillo. Però in realtà è indifferente. Perché se, anzi, se lui qua tira Sword, tanto lui un altro hit dovrebbe riuscire a farlo. Non dovrebbe andare giù di veleno. Quindi o io qua faccio la follia e switcho su Venus. In realtà non è una follia switchare su Venusaur. Reggo per 4. Protect più switch su Venusaur. Ok. Magari vai giù di veleno. Aspetta, io non posso andare di Venusaur però. Ok. Io non posso andare di Venusaur, scusatemi. Però posso andare di Zapdos, ad esempio. Io non posso andare di Venusaur perché Venusaur adesso mi serve per Antail. Qui Weezing di Galar, quanto prende? A più 3 non l'ho mai calcolato, ragazzi. Mega Sceptile. 82 Ballet Seed. Potrei giocarmi tutto, potrei. Reggiamo 4 hit, ma non ne reggiamo 5 probabilmente. Però siamo bold in realtà. Le possibilità che ci butti giù sono minime, ragazzi, eh. E invece le possibilità che butti giù Zapdos sono molto più alte. Sapete che vi dico? Io provo la Double Protect, non ci perdo niente. Fanculo, ti sta bene. Ok, il veleno ci ha tolto un po' di impiccio, ragazzi, eh? Avremmo dovuto giocarci un 43% di roll di kill con 5 hit. Probabilità irrisoria, eh? Irrisoria. Però, dai. La fortuna ci sta rendendo agevole una lotta che comunque stiamo gestendo bene.
Venusaurio. Qua lui andrà sicuramente a fare Shell Smash. Perfetto. Io con la Mega però lo shotto. Dovrei shottarlo. Allora, qui il dramma è Ice Fang Freeze. Qui il dramma è Ice Fang Freeze. Lui tirerà sicuramente Ice Fang perché vede più danni rispetto a Crunch. Anche se non sono Mega. Qui è il Freeze che ce la può mandare male, eh. Urco giù dal flinch. Ok, regu, un altro hit anche di Crunch qua. Ho un'alternativa. Simia entra e lo one shot con close combat. Vorrebbe dire sacrificare uno. Non è che ho molta scelta. Crunch lo reggiamo. Ok, GG. Che rischio. Va bene. Cioè, che rischio nemmeno troppo. Però, insomma, sono cagato addosso. 6-0. Portata a casa.